fare volontariato e portare solidarietà attraverso il sorriso, imparare le tecniche della clown terapia per regalare allegria lì dove occorre. La pubblica assistenza a donare vita di Melito, già molto attiva sul territorio, si è posta questo nuovo obiettivo ed ha organizzato alcune giornate in collaborazione con l'associazione Nasi Rossi Clown Therapy Onlus per formare nuovi clown sociali. È un nuovo progetto importantissimo, bellissimo, che si concluderà domani con la quarta ed ultima lezione, per dare la possibilità ai ragazzini in ospedale che hanno grosse difficoltà, con l'aiuto di un sorriso è dimostrato che la guarigione è favorita, diciamo, quindi vogliamo dare anche questo tipo di supporto a chi ne ha bisogno, diciamo. Per il tipo di volontariato, qual è quello della comicoterapia che si prefigge come obiettivo di andare nei luoghi dove si manifesta un disagio, in primo luogo gli ospedali, le case di riposo, le missioni umanitarie, e quindi per dare aiuto e supporto agli altri innanzitutto ci deve essere un momento comunque di ascolto su se stessi e sui propri compagni di viaggio. Ecco perché all'interno del corso ci sono dei momenti mirati di introspezione personale dei propri vissuti, di condivisione con i propri compagni di viaggio. Si può curare con un sorriso? Allora io le rimando un'altra cosa. Prima si diceva anticamente il riso abbonda sulla bocca degli stolti, invece oggi, attraverso numerose ricerche scientifiche, attraverso questa scienza nuovissima che è la gelotologia, che è la scienza che studia le funzioni terapeutiche del sorriso, le posso rispondere con un altro proverbio: ridere, chi ride è padrone del mondo e il riso fa buon sangue. Kit del dottore Clown, del clown dottore. C'ho una tuta, mi chiamo Alessandro, c'ho una tuta, c'ho un topolino che lo porto sempre con me, che fa la spalla forte, c'ho il cappello rosso e c'ho anche la bacchetta, vedi? Cosa serve questa bacchetta? È giusto per dare colori alla vita.